Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Okay. Io sono Ally. E io sono Auri. E siete su Ally Auri Channel. E questo è l'ultimo video della serie di come scegliere la scuola superiore, più nello specifico i licei, perché gli istituti tecnici li faremo a gennaio, se siete interessati. E oggi abbiamo portato appunto il liceo artistico, super richiesto, e avremo come ospite speciale un'amica di Auri che si chiama Martina. E frequenta il quinto anno, quindi appunto avrà una visione abbastanza totale del liceo artistico in tutte le sue forme più assurde. Come in tutti gli scorsi video che vi lasciamo qui nelle schede se non li avete ancora visti, ci sarà la prima parte in cui ci saranno i tecnicismi, mentre la seconda parte nella quale Martina risponderà le vostre domande che avete fatto su Instagram. Se non ci seguite ancora, ci chiamiamo aliauri.channel. E nulla, io direi che possiamo iniziare. Esatto. Eccoci qui con l'ultima ospite che porterà il liceo artistico. Presentati, ospite. Ciao a tutti, io sono Martina Poiega e frequento il quinto e ultimo anno del liceo artistico. Quindi una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo, insomma, nei suoi 5 anni e tutto. Parlaci un po' della struttura, sia quanti anni fate, come sono suddivisi, se sono diversi, eccetera. Allora, facciamo 5 anni. È suddiviso nel biennio comune e nel triennio, dove poi va a scegliere l'indirizzo che più piace. Nel biennio abbiamo le materie comuni, quindi storia, matematica, italiano, educazione fisica, religione, insomma le solite materie. In più all'artistico abbiamo discipline pittoriche, plastiche, geometriche e laboratorio artistico. Che hai fatto nel biennio queste, giusto? È fatto nel biennio, che poi andranno a scomparire nel triennio perché appunto si sceglierà l'indirizzo. Abbiamo discipline plastiche, che praticamente è scultura, quindi la plastilina, l'argilla e una parte di teoria appunto che ti spiegano come procedere. Discipline pittoriche invece è quella che si potrebbe chiamare pittura, quindi il disegno, l'acquerello. Discipline geometriche è il disegno tecnico geometrico, tipo quello alle medie. Esatto. Poi c'è il laboratorio artistico, invece ti aiuta a prendere la tua decisione perché si provano tutti i vari indirizzi. Perché dopo il biennio ci sono 7 diversi indirizzi, durante il laboratorio artistico li provi un po' tutti. Quindi è questa la materia decisiva, tra virgolette. Esatto. Perché poi il vostro, diciamo, triennio è molto differente, un po' come il liceo classico. Ancora più, secondo me, più marcata nel dettaglio. Qui. Esattamente, perché poi cosa succede? Che dal terzo anno si perde scienze, abbiamo in più come materia fisica, chimica, filosofia. Perché voi storia dell'arte la fate dall'inizio. La scelta è tra 7 diversi indirizzi, architettura, quindi appunto l'uso geometrico, scenografia invece che è legata al teatro, grafica e multimediale, quindi molto di più l'utilizzo del computer, poi design della moda, l'abito e di tutto ciò che riguarda la moda, arti figurative, che invece comprende, diciamo, l'arte pura, pittura, scultura, è un po', diciamo, le discipline pittoriche e scultoree dei primi 2 anni. Infine abbiamo design industriale, che è la ramificazione che ho scelto io, la realizzazione del prodotto, cioè ti danno una commissione, ad esempio devi realizzarmi, non lo so, un tavolo, e tu devi studiarti i rapporti dell'uomo con il tavolo, quindi lo spazio, poi realizzarne. Wow, che sono storia di indirizzi. E come fai a capire qual è, diciamo, quello che ti piace di più, quel per cui sei più portata? Diciamo che non è semplice, perché comunque fino all'ultimo sei lì che dici, ma forse mi potrebbe piacere più questo. I laboratori nei primi 2 anni ti indirizzano molto. Ma poi una volta che fai la tua scelta, nel senso, si rimescolano le classi? Esattamente, praticamente per i primi 2 anni frequenti la stessa classe. Che sono uguali per tutti. Esatto, che sono uguali per tutti. Poi dalla terza ci si suddivide, quindi tutti quelli che hanno scelto scenografia andranno in una classe di scenografia. Hanno scelto arti figurative in un'altra classe, quindi diciamo cambi i tuoi compagni e li tieni per i prossimi 3 anni. Ed è stato una cosa negativa o positiva? Secondo me
positiva, hai modo di conoscere molte più persone. È anche una nuova esperienza, insomma, ti rimetti in gioco di nuovo con una consapevolezza diversa da quella che hai in prima. Bello. Interessante. Beh, super interessante. Una domanda che abbiamo fatto a tutti. No. Perché lo hai scelto? E se tornassi indietro, rifaresti questa scelta? Sia del liceo artistico che poi dell'ambito che hai scelto. Io l'ho scelto perché io sono sempre stata molto legata a tutto il discorso dell'arte, sono sempre stata una molto creativa. Io non è che sapessi disegnare benissimo, cioè avevo molta creatività, molta passione, molta fantasia. Non è che fossi sto granché, c'erano ragazze molto più brave di me nel disegno. Cioè, se non sai disegnare non puoi andare per forza. Assolutamente, assolutamente, perché con tutti i laboratori, eccetera, ti insegnano proprio dall'inizio. L'unica cosa che serve ovviamente è la passione e la voglia, perché bene o male loro ti danno l'insegnamento, provando e riprovando impari da solo. Ti serve la voglia, ecco, la curiosità. La risceglierei sicuramente, perché ne sono molto convinta, e anche il mio indirizzo mi è piaciuto molto, devo dire. Top. Quindi... Bene, ora abbiamo terminato la prima parte più tecnica e passiamo invece alle domande che ci avete fatto su Instagram. Partiamo con la prima domanda, ossia quante ore servono in media per studiare durante il pomeriggio? Su questo argomento diciamo che sono abbastanza rigidi, cioè c'è molto da studiare perché comunque è un liceo, quindi come tutti i licei la parte insomma dello studio. C'è anche tutto il discorso del disegno, hai da studiare un tot, io studio tutto il pomeriggio sinceramente, in più hai tutta la parte del disegno, quindi alla fine ti porta via tutta la giornata. Very good! E soprattutto i primi 2 anni finivo di studiare la sera, di fare le tavole. Impegnativo. Quindi non è assolutamente da prendere sotto gamba. I primi 2 anni soprattutto sono stati per me, ma anche per molte altre mie compagne, gli anni più tosti. Qua chiedono, la materia principale è appunto il disegno? Diciamo che passi, ad esempio io nel mio indirizzo faccio un totale di 14 ore tra laboratorio e progettazione. Ci sono anche tutte le altre, cioè anche fisica, chimica, filosofia, cioè bisogna studiare, quindi è importante, però è nell'insieme. E anche storia dell'arte. Sì, che penso è la materia base. È molto importante, sì. Poi, questa domanda mi ha fatto molto sorridere. Si possono incontrare artisti? Sicuramente non incontri Van Gogh e Picasso. Anche perché sono morti. Però, diciamo che nelle giornate quelle dell'arte gestione, da noi si chiama arte gestione, vengono chiamati spesso, diciamo, artisti o comunque designer, scenografi. Abbastanza importanti. Ok, passiamo ad un'altra domanda. Se un disegno è molto bello, va tipo a delle mostre o dei concorsi? Innanzitutto una cosa molto bella è che spesso i lavori, soprattutto nella mia scuola, vengono esposti, quindi tu proprio entri e trovi lavori dappertutto. Che bello! Per via dei concorsi, ci sono diversi concorsi a cui si può partecipare, o viene mandato il tuo progetto. Bello! Con il liceo artistico ci sono molti o pochi sbocchi per l'università? Con il liceo artistico ci sono molti sbocchi per l'università e anche poi nell'ambito lavorativo. È tutto relativo a ciò che scegli, perché scenografia sicuramente sarà più orientato verso, che ne so, il teatro, mentre certo. Nel mio caso io sono più orientata verso l'interior design, quindi design di interni. Ti basta solamente il diploma o è meglio anche frequentare poi l'università? È meglio sicuramente frequentare l'università, certo. Un po' alla fine, secondo me, come in quasi tutti i licei, è un valore in più comunque l'università e ti permette di proprio ramificarti in quello che vorrai fare. Anche questa domanda mi ha fatto molto ridere. Perché c'è un po' uno stereotipo sul liceo artistico, cioè le persone con le vestite un po' strane, con i capelli colorati, quindi questa domanda fa, ma vi drogate? No, allora, no. Ovviamente cosa succede? Che c'è questo stereotipo perché spesso appunto le ragazze o i ragazzi, perché ci sono anche ragazzi al liceo artistico, sono tutte ragazze, invece no, anche ragazzi... Anche nell'ambito di moda ci sono ragazzi, quindi non preoccupatevi. Ovviamente, insomma, ci sono ragazze con i capelli rosa, fucsia, perché ognuno esprime la propria personalità, ma no. Non vi preoccupate, sono persone normalissime, esatto. Super amichevoli. Esatto. Quante ore fatti di storia dell'arte e di laboratori? Di storia dell'arte, attualmente, nel triennio, 3 ore a settimana.
E di laboratorio faccio 8 ore di laboratorio di design e 6 di progettazione. Il laboratorio realizzo tipo insomma dell'oggetto che ho creato con o la stampante 3D. Avete la stampante 3D a scuola? Sì, che sì, bello! Sì. Che bello! Oppure con i materiali plexiglass, legno. Mentre nella progettazione appunto ci danno un tema, noi dobbiamo svilupparlo, quindi diciamo il disegno vero e proprio, le tavole. Qua chi non avete più ore di teoria, contando anche tutte le altre materie, o di pratica? Teoria sì, perché comunque 14 sono di pratica con il disegno, però tutte le altre sono teoria. Faccio 6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, tranne il sabato che ne faccio 5. Quindi siete super pieni di ore. E si fa anche il sabato. Che laboratori ci sono? Appunto, io adesso ho il laboratorio design nel biennio, come ho detto prima, laboratorio artistico, discipline pittoriche, geometriche e scultoree. E quando fate questi lavori andate in laboratorio, cioè vi spostate di aula? Esatto, sì. Da noi funziona un po' tipo... scuola americana. Ci muoviamo a seconda delle lezioni. Ah, oh, che bello! Quindi abbiamo l'aula di pittoriche con, che ne so, i cavalletti, eccetera, l'aula di scultura con le sculture che dobbiamo riprodurre. E quali strade ti può aprire? Ma alla fine ti può aprire tutte le strade che vuoi. Comunque io adesso sto facendo design industriale. Metti che voglio andare nell'ambito teatrale, posso andarti, cioè non mi preclude niente. Cioè non è che se scegli un artistico ma un domani dici voglio diventare medico, non posso farlo. Poi l'impegno... Esatto. Sicuramente forse ti apre più opportunità per un'università creativa, perché comunque tanti anni di disegno, progettazione, cioè hai la mente super mega creativa. Però comunque essendo un liceo ti dà anche una preparazione universale, esatto, su tutte le altre materie. Esatto, ti dà sia la parte artistica principalmente, insomma, però appunto non è che disegni solo, quindi dici caspita se voglio cambiare non posso più, no, perché studi fisica, chimica, quindi alla fine puoi fare quello che vuoi. E nulla, con le domande abbiamo finito. Se vuoi fare un, non so, un in bocca al lupo. Vabbè, ovviamente un in bocca al lupo a tutti, non preoccupatevi se magari non siete bravissime a disegnare, state tranquille, ce l'ho fatta io, imparerete con calma, magari vi ritroverete la notte a fare un po' di disegno. Non abbiate pregiudizi, non ascoltate quelli che vi dicono ah non si fa niente, si studia. Beh, quindi nulla, grazie mille poi per aver concluso con noi questa serie sui licei. Il video termina qui, speriamo sia stato di vostro gradimento e che vi sia stato molto utile per capire se scartare o confermare la vostra scelta del liceo artistico. Anche noi abbiamo imparato un sacco abbiamo di cose, perché forse era il liceo che meno conoscevamo in assoluto. La serie dei licei termina qui, speriamo che vi sia piaciuta. Porteremo probabilmente a gennaio alcuni istituti tecnici e professionali, perché adesso dovremo interrompere questa serie per portare il video tema natalizio, ovviamente. E appunto lunedì e giovedì usciranno due video tema super mega natalizio, mentre la settimana dopo ci saranno i vlogmas. Noi vi mandiamo un grosso bacione, muah! E adesso salutiamo 10 persone scelte dal video precedente. Partiamo con Nicolas e Ludovica, un bacione. Daphne, un bacione anche a te. Ho penso 2000 volte. Asia, un bacione. Alicia o Alicia, un bacione. Nicola, un bacione. Matilde, un bacione anche a te. Sofia, un bacione, che tra l'altro mercoledì compie gli anni. Isabel, un bacione. Noelia, un bacione anche a te. E Giorgia, un bacione. Noi ci vediamo lunedì con il prossimo video. A tema natalizio. Ciao. Ciao.